la prima domanda da rivolgere al Milan, cioè ad Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato della società rossonera, è: che senso ha? Che senso ha esporre la squadra di Inzaghi, che definire un cantiere aperto è un eufemismo, che non ha rinforzi, che non ha ricevuto rinforzi degni di questo nome, a figuracce planetarie come la seconda consecutiva rimediata nel torneo nordamericano, che sta diventando un autentico calvario per lo stesso Inzaghi. Dopo il 3-0 subito dall'Olympiacos nella gara inaugurale, il pesantissimo 5-1 che il Manchester City, campione d'Inghilterra, allenato da Manuel Pellegrini, ha rifilato la notte scorsa a Pittsburgh ad una squadra rossonera senza capo né coda. 8 gol subiti nell'arco di 180 minuti fanno suonare le campane a martello in casa di un Milan squinternato, che non ha un'anima, non ha un gioco e soprattutto non ha una difesa degna di questo nome. Se anziché preoccuparsi delle grandi manovre in Lega e sostenere l'elezione di Tavecchio alla Federcalcio insieme con il suo grande amico Lotito, Galliani si preoccupasse del mercato del Milan, forse sarebbe molto meglio e forse non esporrebbe Filippo Inzaghi a questo avvio così tormentato e tormentoso della sua esperienza sulla panchina rossonera, lastricata sinora soltanto di spine. La prestazione contro il City è stata assolutamente inguardabile e il nubifragio che ha sospeso ad un certo punto l'incontro sembrava potesse salvare il Milan da un accaporetto che invece implacabile gli uomini di Pellegrini hanno firmato, approfittando dello sbandamento continuo di una squadra che non ha veramente né un gioco né tantomeno lo spirito necessario per reggere l'urto di un avversario del calibro dei campioni d'Inghilterra. 4 gol subiti in 26 minuti certificano la crisi di una banda del buco che davanti all'inguardabile Agazzi ha fatto di tutto e di peggio. Ma è un Milan questo che non ha evidentemente forza a centrocampo e nemmeno il ritorno di Balotelli, il quale peraltro un gol lo ha segnato ma era in fuorigioco ed è stato annullato, ha consentito a Inzaghi di trovare qualche motivo di ottimismo per l'immediato futuro. Se Galliani non si sveglia sul mercato e assicura all'allenatore almeno 3 rinforzi di qualità, il futuro immediato del Milan è nerissimo. E meno male che Seedorf non è stato considerato all'altezza della situazione perché continuasse la sua avventura sulla panchina del Milan, quando nel girone di ritorno aveva totalizzato 35 punti e soltanto Conte e Garcia avevano fatto meglio di lui. Ma Seedorf è stato esonerato, Galliani invece rimane al suo posto e ora ha tempo fino alle ore 23 del 1° settembre per cercare di raddrizzare la situazione. Ma è meglio, molto meglio, che anziché pensare a Lotito e a Tavecchio si occupi del Milan subito.